Nord. Per consegnare il Pegaso d'oro a Mr. Taylor Hackford chiamo subito il dottor Gilberto Borghi, responsabile relazioni esterne di Beaver Banca. Good evening, Mr. Hackford. Ecco il dottor Gilberto Borghi, buonasera, a lei l'onore. È veramente un onore, una grandissima emozione darle questo premio a un monumento della storia del cinema, è veramente, veramente un'emozione grande. Grazie mille. Grazie al dottor Gilberto Borghi di Beaver Banca. Grazie. È un onore incredibile essere qui in Pescara. Rossellini, De Sica, Visconti, Pasolini e Fellini sono stati i registi che hanno vegliato il mio amore per il cinema. E quella storia d'amore non è mai finita. Complimenti. Congratulations, Mr. Hackford. When I first saw... Stasera qui con voi vorrei innanzitutto dire che quando ho visto Roma città aperta per la prima volta e ho visto, notato lo sguardo di sfida nella recitazione di Anna Magnani quando ha dato lo schiaffo all'ufficiale di polizia, beh, lì ho capito il significato del suo contributo alla storia del cinema. Quando ho visto in che modo riusciva a scappare da dozzine di gruppi di fascisti finché poi non è riuscita a scamparla e addirittura è riuscita anche a fuggire da un veicolo nazista, ho capito che c'era soltanto da imparare per la storia del cinema da esempi come questo. In Italy. And I could not help. Quando Rossellini di solito diceva che in questi casi si parla proprio della risurrezione della società libera in Italia, e da lì ho capito il significato di questi contributi cinematografici che per me sono di estremo valore. Io per stasera avrei preparato in realtà un discorso un po' più lungo, però dato che capisco che le tempistiche sono strette, allora vorrei approfittare di questo momento per dedicare il premio ai produttori cinematografici in Italia, vorrei dedicarlo alla memoria di Flaiano e a una delle attrici più grandi, una delle interpreti più grandi, ovvero Anna Magnani. Beh, non posso non chiedergliela. You've directed what in Italy is called Ufficiale Gentiluomo. Lei ha diretto Ufficiale Gentiluomo, che credo abbiamo visto tutti e sono sicura che le signore se lo ricordano. Ecco. Allora, all'epoca, at that time, Richard Gere was not so famous. Non era così famoso. Come l'ha scelto questo bel pezzo di ragazzo? How did you choose him? Quando all'epoca ho incontrato Richard Gere, non ho potuto fare a meno di pensare che fosse così bello, aveva una tale presenza, era davvero un fantastico nel modo in cui si presentava. E quindi all'epoca ho pensato, voglio davvero coinvolgerlo nel film, voglio dargli una parte in questo film, anche perché era di così bello aspetto, era così sicuro di sé, quindi non avevo dubbi. E all'epoca gli dissi una cosa un po' particolare, gli dissi, voglio vedere con questo film di che pasta sei fatto, voglio capire quali sono le tue doti. Quindi è come se ti smonterò pezzetto per poi ricostruire e vedere di che cosa sei capace. E la storia, anche la trama del film è molto famosa, ma vorrei raccontare un piccolo aneddoto di quando Richard fa la parte dell'agente. Ecco, c'era tutte le persone dello studio cinematografico, tutti i produttori, gli attori stessi, Richard Gere stesso, erano abbastanza scettici, dicevano di no, non erano convinti forse del finale. Ma poi quando l'abbiamo registrato ho fatto di tutto per riuscire ad avere quella scena e quindi siamo corsi alla fabbrica che tra l'altro stava per chiudere e in questa fabbrica lavoravano praticamente soltanto donne, le dipendenti erano quasi tutte quante donne, quindi abbiamo registrato la scena in fretta e in furia e poi in questa scena c'era Richard che si avvicinava verso Deborah all'ingresso all'interno della fabbrica e poi riguardando la scena abbiamo notato che tutte le donne sorridevano e applaudevano e lì ho capito che quel finale avrebbe funzionato. Uno dei finali più famosi della storia del cinema. Thank you, Mr. Taylor Hackford. Grazie, grazie davvero. Taylor Hackford, premio Flaiano internazionale.